Poi togli il microfono nostro quando inizia. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti, benvenuti al primo appuntamento di questa edizione straordinaria come i tempi che stiamo vivendo, dell'ormai arrivata al terzo anno di edizione dei dialoghi di storia. Partiamo con questa nuova veste e ci ritroverete per alcuni appuntamenti in diretta sulla nostra pagina Facebook, quindi questa Fondazione Mida, Fondazione Mida, e anche sul sito istituzionale, quindi www.mida.it. Avremo vari appuntamenti che vi racconterà a breve il presidente della Fondazione Mida, Francesco Antonio Doriglia, a cui cedo sia la poltrona che la parola. Sì, grazie Anna, buonasera a tutti, per me è un piacere in tempo di Covid, insomma, presentare e far capire intanto i saluti e i ringraziamenti da parte della Fondazione Mida e delle istituzioni, soci fondatori, Regione Campania, Regione Salerno, Comune di Pertosa e Comune di Auletta e la Rete dei Musei che promuovono e patrocinano questa iniziativa. Un'iniziativa quest'anno online, appunto, dialoghi di storia online, dovuti a quello che stiamo attraversando, cioè un'epoca di cambiamento, anche per noi è cambiato tutto, insomma, e stiamo cercando di adeguarci ai tempi. Quest'anno c'è anche il quarantennale di una tragedia che è stato il terremoto che a noi ha colpito molto, che fu anche quella un momento di volta e di cambiamento a cui noi abbiamo dato risposte. Con una proposta, quella della Fondazione Mida, con una proposta di sviluppo locale che stiamo portando avanti ormai da anni. Bene, anche ci ritroviamo dopo 40 anni con la pandemia a reagire a uno stato di cose. A reagire lo stiamo facendo sia in termini di stagione turistica, ma anche delle tante iniziative che mettiamo in campo dal punto di vista culturale. Non poteva mancare riproporre la terza edizione, un'edizione di grande successo che è stata questa dei dialoghi di storia, quello della conoscenza del territorio, quello dei vari periodi storici che hanno determinato una serie di cambiamenti e di svolte nel territorio stesso, curati dalla professoressa Rosanna Laggio, che ringrazio e saluto, che dopo sicuramente sarà lei a delineare un po' il senso e il programma di quest'anno, il punto di dialogo di storia, e saluto anche il primo incontro, la relatrice del primo incontro, che è la dottoressa Adele Laggi, con la quale abbiamo collaborato per tanti anni su tutta questa grande vicenda straordinaria, appunto, di storia nostra che riguarda appunto l'antica Volceri. E dicevo, noi abbiamo voluto come fondazione riproporre questa terza edizione un po' in ritardo, siamo un po' in ritardo, ma abbiamo voluto in maniera diversa, chiaramente online, attraverso questi incontri online, con 6 incontri che ci saranno da partire da oggi fino al 31 dicembre, appunto, per continuare questa riflessione seminariale su vari periodi storici e su varie tematiche che chiaramente sono motivi di grande riflessione, di conoscenza, ma che guardano al futuro. Vogliono guardare il futuro, vogliono dare appunto quell'atteggiamento di positività e di ottimismo, ma anche di opportunità. Noi abbiamo voluto questi dialoghi di storia perché ci siamo posti, quando con la professoressa Laggio abbiamo messo in campo questa iniziativa, ci siamo posti una fondazione che parla di sviluppo locale non può non tener conto di chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. E questo non lo si può non fare con la storia, con la nostra identità, con quello che è stato tutto il percorso che è venuto prima di noi, delle popolazioni, delle tradizioni, di come questo paesaggio che ci circonda si è ristrutturato,
E solo attraverso questa conoscenza poi possiamo appunto mettere insieme un territorio che possa parlare di sé ai tanti fruitori che noi, sulle quali noi giorno dopo giorno cerchiamo di portare avanti, di attrarre. Bene, mi fermo qui, passo la parola alla professoressa Rosanna Laggio, che è la curatrice di questi dialoghi, e la ringrazio ancora veramente per tutto quello che fa. Non soltanto in termini di dialoghi di storia, ma per la fondazione. Ormai è diventato per noi un pilastro, uno dei pilastri, anche perché la fondazione si basa su un comitato scientifico che è fatto di tanti rappresentanti del mondo accademico che ci dà supporto dal punto di vista appunto scientifico e culturale. Prego, professoressa Raggio. Grazie mille, grazie al Presidente e grazie di cuore a un'amica e valente funzionario della Sovrintendenza delle Laggi che si è resa disponibile a inaugurare questo terzo ciclo di seminari intitolati appunto Dialoghi di Storia. E sicuramente questo incontro è un giusto preludio a una tematica che si ripeterà sviscerata in diversi aspetti per tutta la durata di questo ciclo di seminari, che è impostato sull'analisi di come valorizzare le componenti culturali dei territori. E almeno due di questi interventi riprendono questa tematica drammatica dell'anniversario del terremoto del 1980 dell'Irpinia. Come una difficoltà può diventare un'opportunità per la ricerca, ce lo chiarirà ora Adele Laggi. Ma prima di dare a lei la parola per seguire questo interessantissimo seminario, volevo illustrarvi il calendario generale di dialoghi di storia. Ecco qui. Dialoghi di storia parte oggi, martedì 20 ottobre, con il seminario di Adele Laggi intitolato La pietra di roccia, terremoto, archeologia urbana e storia di una città. Il secondo incontro sarà venerdì 6 novembre 2020, con l'intervento di Rossano Pazzagli, docente all'Università degli Studi del Molise, con un seminario sul tema del patrimonio territoriale e turismo nelle aree interne italiane. Venerdì 29 novembre, invece, sarà la volta di Roberto Parisi, anche lui docente di storia dell'architettura presso l'Università degli Studi del Molise, che ci parlerà di piccole città senza storia, centri minori e aree interne nell'Italia meridionale tra Ancien Régime e Prima Repubblica. Sabato 28 novembre invece sarà la volta di una riflessione a 40 anni dal terremoto dell'Irpinia con Stefano Ventura, che è il direttore dell'Osservatorio Sottoposisma della Fondazione NIDA, con un tema Irpinia 1980-2020, storia di una ricostruzione. Giovedì 10 dicembre invece sarà la volta di Giovanni Cerchia, docente di storia contemporanea all'Università del Molise, con il tema La Brigata Ebraica e la Campagna d'Italia. Chiuderà questo ciclo un mio intervento che ha una cronologia molto diversa sulle strategie del controllo territoriale nell'amministrazione federiciana. Come avete potuto capire, questo ciclo di seminari è stato concepito soprattutto sul tema centrale dei territori, delle aree interne, delle loro potenzialità e dello sviluppo possibile che si può avere traendo da questi territori e scoprendo in questi territori quali sono gli attrattori per un turismo sostenibile, quindi modelli di sviluppo che possono essere consoni alle vocazioni storiche di questi territori e che non incidano negli sviluppi economici e sociali con modelli estranei. Quindi la tematica centrale ricorrente in questi seminari è proprio quella dei territori, delle aree minori,
delle aree marginali che adesso appunto sono individuate anche come aree interne. Ora torniamo alla nostra relatrice, una breve presentazione doverosa per l'importante ruolo che Adele Raggi ha ricoperto come funzionario dello Stato nella tutela del patrimonio archeologico della Campania, perché attualmente Adele Raggi è funzionario archeologo responsabile capo area dell'area funzionale archeologia per la sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e d'Avellino. Dall'aprile 2012 al settembre 2014 ha redatto il piano di gestione del sito UNESCO delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata ed è responsabile dell'ufficio UNESCO della sovrintendenza di Pompei. Ha realizzato un'impresa titanica che è quella del Parco Archeologico Urbano e il Museo dell'Antica Volcei Buccino. Questa esperienza che è stata fondamentale per il nostro territorio, per l'importanza che Volcei ha rivestito non solo come importante municipio romano, ma per il controllo e per la gestione di un vasto territorio che comprende la Valle del Tanagro e arriva a lambire anche il Vallo di Diano, Adele Raggi ha realizzato un modello di fruizione, ma anche di tutela e di conservazione che ha trasformato l'enorme tragedia che è stato il terremoto dell'Irpinia in un'opportunità non solo per la ricerca e per la tutela dei beni archeologici, ma un'opportunità di sviluppo per la stessa Buccino che si è vista finalmente sorgere nel cuore del suo centro storico un parco archeologico. Quindi questa esperienza è oggi oggetto di questo intervento, è un'esperienza che si è resa necessaria in un momento di enorme emergenza, con delle soluzioni che hanno messo a dura prova anche il sistema di organizzazione della sovrintendenza nei territori, ma che possiamo dire oggi ha ottenuto un successo notevole con la fondazione di un museo nazionale archeologico di grande importanza e di grande valore. Cedo la parola a Adele e la ringrazio vivamente per essersi resa disponibile per questa esperienza. Grazie Adele, a te la parola, ti ascoltiamo con attenzione. Grazie a voi per l'invito a parlare in questo seminario, in questo ciclo di lezioni che ritengo importantissime perché il territorio ha bisogno di conoscersi e anche di condividere, e noi abbiamo bisogno invece di condividere col territorio le nostre conoscenze, perché se ci conosciamo, se a vicenda sappiamo quali sono i fini dell'uno e dell'altro, possiamo meglio produrre e meglio lavorare per i nostri territori. Allora, io adesso intanto attivo la presentazione, se ci riusciamo, qual è il problema? Chiedo scusa, un attimo. Vede Adele, si vede benissimo. Sì, volevo arrivare alla presentazione così dall'inizio, ecco qua. Allora, come vi ha detto Rosanna, il titolo della mia lezione di oggi è La pietra di roccia, terremoto, archeologia urbana e storia di una città. Alla fine vi racconterò perché la pietra di roccia. E per me è stata la prima volta che ho cercato di raccontare 30 anni di lavoro che ho condotto a Buccino e nel suo territorio. E sono davvero contenta, non so se sono riuscita a condensarlo nelle pagine che leggerò, sono contenta di averlo fatto, perché è l'inizio di una riflessione dopo tanto tempo, su un'attività che è nata sull'emergenza e che poi si è via via strutturata. Tra un mese saranno passati 40 anni da un terremoto, è quello dell'Irpinia, che fu un evento per molti versi epocale,
nel bene e nel male e che ha costituito in Italia un discrimine nel modo di affrontare le catastrofi naturali. E questo fu un evento di grande rilevanza anche per l'archeologia, che si vide costretta a far fronte all'emergenza determinata non tanto dai gravissimi danni prodotti dalle scosse del terremoto sul patrimonio noto, quanto e forse anche soprattutto dal rischio che la ricostruzione distruggesse il patrimonio ancora sconosciuto e conservato nella profondità della terra. Il terremoto determinò così una crisi, uno strappo nella linea della continuità della vita urbana dei nostri centri storici, con un impatto violento che poteva restare, questa crisi, irrisolta oppure divenire occasione di crescita per le città storiche dell'area del cratere. E tra queste vicende, una particolare è quella del centro storico di Buccino e dell'antica Volcei. La storia ha inizio immediatamente dopo il terremoto, con la scoperta di una vasta necropoli nell'area destinata alla collocazione di prefabbricati in località Santo Stefano. Qui, grazie alla intelligenza e alla ferrea volontà del soprintendente di allora, Werner Jannowski, furono recuperate più di 200 tombe databili tra il VII e il IV secolo a.C., non solo, ma anche edifici arcaici ed ellenistici di grande importanza. Ma la crisi vera e propria per Buccino si delineò nell'estate dell'87, con la ripresa dei lavori di ricostruzione del centro storico, che ci era già noto corrispondeva al sito dell'antica città di Volcei. Era chiaro per noi che l'inevitabile riemergere delle strutture antiche dal sottosuolo non poteva e non doveva diventare un motivo di rottura e di interruzione della vita di una città a favore di un'altra, della più antica a favore della più recente o viceversa, e che la crisi doveva essere risolta in modo da determinare una crescita e non una sottrazione dei valori storici urbani. La domanda che ci ponemmo di fronte al primo saggio, vedete la pianta, che riportò in luce le strutture che poi si sono rivelate essere parte delle terme del foro, fu appunto se l'intervento della soprintendenza dovesse o no ripetere l'esperienza allora molto discussa di Conza della Campania, con la separazione irreversibile della città storica da quella ricostruita in altra sede, la New Town, come si direbbe oggi. Decidemmo per il no, per una serie di considerazioni che, partendo dal senso di fallimento che già si addensava intorno alla vicenda di Conza, si basarono soprattutto sulla particolarità dei monumenti buccinesi, inseriti pienamente nell'organismo urbano contemporaneo e riadoperati con grande disinvoltura come case, cantine e stalle. La sensazione era che il quotidiano del centro storico avesse da tempo assorbito l'antico nella propria normalità. E come vedete, questa diapositiva che io ho scattato, questa immagine che ho scattato nel 1987, la corona di peperoncini è appesa ad asciugare ad una finestra che si apre sul podio di un tempio. E quindi l'antico assorbito nella normalità, ed è per questa constatazione di una convivenza ormai secolare che tutta la nostra attività si è orientata ed è andata avanti. In effetti oggi è di moda parlare di archeologia pubblica e partecipata, ma nel 1987 proporre un'archeologia che camminasse di pari passo con la ricostruzione e che con essa partecipasse alla rinascita e anzi che guidasse in qualche modo il cambiamento della città non era né di moda né comprensibile per una comunità ferita dal terremoto e per cittadini stanchi di decisioni
che pur toccandoli pesantemente venivano prese al di sopra delle loro teste. Così l'intervento condotto a Buccino segnò un momento innovativo che si collegava alle più avanzate esperienze di archeologia urbana in Europa, come quella del porto di Marsiglia, che avevo avuto la fortuna di conoscere direttamente. Le scelte metodologiche operate di conseguenza, consistenti nel riconoscimento della stratificazione delle strutture e dei processi della loro formazione, sia nel costruito che nelle aree non edificate e nella rete viaria, sono state tutte tese alla tutela e valorizzazione del tessuto urbano nella sua complessità. Si riconosceva così la necessità di coordinare le esigenze della tutela e della valorizzazione con i processi di trasformazione urbana. Un tale processo diveniva altresì componente strategica la costituzione di un dialogo e di una partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione del passato come cardine della loro identità e bolla del cambiamento. La soprintendenza, per parte sua, si era però assunta la responsabilità di una reinterpretazione dello spazio e delle funzioni del centro storico, il cui risultato non era per niente scontato, tanto che ancora oggi non può dirsi completamente raggiunto. Se è vero che la crisi è il movente di ogni cambiamento nelle città storiche, il terremoto aveva determinato a Buccino non solo la necessità impellente di documentare e valutare lo stato dell'architettura in uso, ma anche di individuare e analizzare e valutare la presenza di un patrimonio nascosto all'interno dell'organismo urbano. Anche per Buccino, come spesso accadeva ed accade in Italia, il progetto di archeologia urbana fu però soltanto il punto di arrivo dell'azione di tutela impostata necessariamente sull'emergenza. Nelle prime fasi dell'intervento, nella constatazione del pericolo imminente in cui versava il centro storico, fu impostata un'estesa campagna di vincoli. Furono qui ne vedete uno particolare, quello dell'isolato di Via Egito. Furono sottoposte in questa fase alla dichiarazione di importante interesse archeologico tutte le aree non edificate del centro storico, le piazze, le strade e tutti gli edifici in cui, attraverso i sopralluoghi e controlli di lavoro di ricostruzione, si erano potuti individuare resti antichi. Contemporaneamente, all'inizio delle indagini archeologiche nel centro storico, si avviò un lavoro di analisi della documentazione esistente, un censimento e valutazione dei resti antichi, lavoro che fu enormemente facilitato dall'esistenza di uno studio approfondito sulle iscrizioni e i resti monumentali conservati nel centro storico, che era stato condotto da Vittorio Bracco e pubblicato nel 1978 in un volume della Forma Italia. Il centro storico conservava in modo visibile la forma urbana antica, arroccata sulle mura, sulla rupe e stretta dalle mura, la città era sopravvissuta, almeno in parte, ai cambiamenti avvenuti nei secoli. Le porte e le strade erano ancora in uso, come vedete in questa immagine. Erano ben identificabili le aree di ampliamento medievale del circuito murario e i resti monumentali antichi erano ancora a vista e fortemente caratterizzanti dell'urbanistica moderna. L'immagine al centro che vedete è il podio del Tempio, la canaletta che corre lungo il Tempio e la strada sono esattamente nel livello della strada romana. Qui non è cambiato nulla in tutti i secoli. Questa primissima fase di studio, confermando la forte incidenza delle presenze antiche nel sistema urbano moderno, evidenziò la necessità di un'indagine archeologica estesa a tutta l'area urbana. Le difficoltà legate a tale intervento si concentravano fondamentalmente in due filoni:
Da un lato le problematiche tecniche di coordinamento delle attività di indagine con quella di ricostruzione degli isolati di abitazione e dall'altro il coordinamento delle attività amministrative di tutela con le previsioni del piano di recupero del centro storico. Il punto di partenza per la soluzione delle problematiche tecniche fu la messa a punto di un protocollo che fissava una sequenza delle lavorazioni, una specie di cronoprogramma da mettere in atto su tutti i cantieri di ricostruzione. Tale protocollo assolveva da un lato alla necessità di predisporre un sistema che fosse uguale per tutti e non creasse situazioni di disparità di trattamento e dall'altro garantiva una maggiore velocità delle decisioni, che è fondamentale in un contesto di emergenza. La sequenza prevedeva sei fasi: il controllo dei lavori di ricostruzione, i saggi di scavo, l'individuazione di presenze antiche e dichiarazione di importante interesse, scavi in estensione delle aree individuate di importante interesse, analisi dei dati di scavo e disposizioni di tutela e collaborazione con le direzioni lavori e per la progettazione degli interventi di consolidamento compatibili con la tutela dei beni individuati. Componente indispensabile per l'applicazione del protocollo e per il funzionamento del sistema fu la realizzazione da parte del Comune di una variante del piano di recupero che eliminò o almeno ridusse al massimo il problema del superamento del limite di convenienza, che trasformava in gran parte i progetti di riparazione in demolizioni e ricostruzioni. Nelle prime fasi di lavoro, in assenza di vincoli sugli edifici interessati dalla ricostruzione, il controllo dei cantieri si evidenziava come l'unico strumento disponibile. Sulla base dello studio condotto negli archivi e sul materiale edito, si era potuto però stabilire che nella maggior parte dei casi gli isolati edilizi conservavano gli allineamenti dell'impianto urbanistico antico, cosa che ci permise l'utilizzo della mappa cadastrale come prima base cartografica su cui operare. In base agli allineamenti cadastrali si decideva dove andare a fare i controlli delle stonacature, dove andare a fare i controlli degli interventi di scavo per le opere di sottofondazione. Questo ci permetteva un intervento mirato in base al quale, individuata la presenza dei resti antichi, si procedeva con tutte le successive fasi: la sospensione dei lavori di ricostruzione, l'occupazione delle aree, perché sono tutte procedure che vanno comunque rispettate anche nell'emergenza. Spesso però, e questo va detto a merito degli abitanti del centro storico di Buccino, noi entravamo a fare il nostro lavoro, la nostra ricerca delle proprietà con accordi bonari con i proprietari, i quali ci aiutavano per avere la garanzia, ovviamente, di avere più presto finito il lavoro e riconsegnata la loro casa. In base ai dati acquisiti con i saggi di scavo, venivano poi imposti i vincoli e i dati ci servivano per impartire, come abbiamo detto, le prime disposizioni di tutela ai progettisti, ai direttori dei lavori. E gli venivano forniti non solo i rilievi di scavo, ma anche i dati della rete topografica di appoggio su cui i rilievi erano ancorati e quelli che noi man mano andavamo costruendo nella carta archeologica computerizzata della città, in cui venivano riversati man mano i dati e tutti questi dati venivano passati ai progettisti perché il loro progetto potesse davvero rispettare la tutela dell'edificio, del monumento, della struttura antica individuata. Altre indicazioni che venivano fornite ai progettisti
riguardavano la conservazione a vista dei resti monumentali antichi nelle abitazioni private, che la sovrintendenza ha voluto come stimolo alla crescita nella comunità locale del senso di appartenenza dell'antico. Noi non volevamo che l'intervento archeologico costituisse, come dire, una separazione tra l'abitante e la struttura antica, perché fino ad allora, fino al terremoto, fino al nostro intervento, avevano vissuto insieme. Quindi conservare a vista nelle abitazioni le strutture rinvenute era un modo per restituirle e perché far sì che continuassero a vivere nel quotidiano della città, del paese. La prima carta archeologica che fu redatta e che comprendeva le piante degli edifici in uso, tutti i rilievi delle cantine, che spesso si sono rilevate poi essere parte di edifici antichi, i resti monumentali individuati con lo scavo e i risultati delle campagne di indagini seguite con georadar e canotaggi, si configurò come una vera e propria cartografia predittiva. Cosa vuol dire? Che mettendo insieme tutti i dati, la cartografia mi permetteva di capire dove c'era di più, dove era più importante intervenire, dove era più urgente intervenire. Quindi una cartografia predittiva che fu il vero strumento innovativo per la gestione delle attività di tutela attraverso l'elaborazione di tutti i dati scientifici. La disponibilità di questo strumento fu anche alla base dell'attività di elaborazione del progetto di parco archeologico urbano, perché attraverso questa cartografia predittiva, con i georadar e i carotaggi, si potevano stabilire le profondità e si potevano fare i calcoli dei metri cubi di terreno, di materiale da togliere per arrivare alla stratificazione antica. E il progetto di parco si configura come il vero punto di passaggio tra un'azione di tutela ed un programma di valorizzazione che si cercò di costruire attraverso l'individuazione delle linee storiche sottese alla forma della città e alle dinamiche di formazione del paesaggio urbano così come noi lo vedevamo in quel momento. Proprio durante la progettazione, spesso è così, non la sorte a volte aiuta, perché a noi è successa questa cosa, proprio durante la progettazione l'azione della sovrintendenza fu come rafforzata dal rinvenimento di una tomba femminile nell'area del santuario di Santo Stefano, che oggi è nota come Tomba degli Ori. Il ricchissimo corredo comprendeva una pariura in oro, fermatrecce, bracciale, pendenti, collane, fibule, decorazioni di cintura, insieme ad oggetti in argento e bronzo legati alla sfera del banchetto e della palestra. Si trattava certamente di un personaggio, probabilmente una sacerdotessa del culto di Mefite, di grande rilevanza nell'ambito dell'aristocrazia locale della fine del IV, inizi del III secolo avanti Cristo, e a lei affidammo il compito di promozione dell'opera della sovrintendenza. Così, nel giro di pochi mesi, fu restaurato il materiale dell'intero corredo, che venne esposto per pochi giorni a Buccino a novembre del 1995, per poi essere inviato a Roma per un'esposizione al Ministero. Restò 3 giorni la tomba Buccino, in 3 giorni più di 3.000 persone visitarono la mostra, rafforzando nella comunità la convinzione che andasse continuata l'attività di tutela e di ricerca e che non solo bisognasse fare il parco archeologico della città, ma che il museo, ma che fosse anche realizzato un museo che raccogliesse i documenti dell'illustre passato che avevano scoperto di avere. Attraverso una convenzione con l'Università di
Il progetto del parco, scusate, ci siamo dimenticati un passo, mi sono dimenticato un passaggio. Il progetto del parco fu realizzato e fu approvato anche dal Consiglio Comunale e fu candidato tra gli interventi previsti per la delibera CIPE 18-12-96. Ottenuto il finanziamento, i lavori ebbero inizio nel febbraio del 2000 e i lavori, il progetto prevedeva appunto l'indagine in estensione dell'area della città e la documentazione delle stratificazioni storiche dei monumenti con le diverse fasi di vita, i terremoti, le distruzioni, gli abbandoni e le ricostruzioni. Attraverso una convenzione con l'Università di Salerno fu costituita una nutrita squadra di archeologi e di architetti diretta dalla soprintendenza e così sono stati registrati tutti i dati con la redazione di schede stratigrafiche, rilevati gli strati e le strutture ed è stata elaborata un'ulteriore carta archeologica che è quella che vedete nell'immagine, che è la carta archeologica datata delle fasi fondamentali della vita della città. La differenza tra la prima carta archeologica, che era la cartografia predittiva, e la carta archeologica realizzata durante e dopo il lavoro del parco archeologico è che questa carta è una carta di fase e che ogni layer riproduce una fase della vita della città. Anche se tutti i dati raccolti con il progetto di parco sono tantissimi, sono migliaia e migliaia di frammenti e di oggetti che hanno ancora bisogno di uno studio approfondito per dare tutte le risposte che possono dare alle domande sulle vicende di questa città. Ma nonostante questo, le indagini che sono state condotte con il progetto del parco ci permettono di delineare le fasi fondamentali in linea generale della vita della città dal momento della sua nascita. Volcei nasce sul finire del IV secolo a.C., nell'ultimo venticinquennio del quarto, con la realizzazione del circuito murario in blocchi squadrati lungo i fianchi della collina. Questo tratto che vedete è il tratto lungo via Egito, ma sono conservati in più punti intorno alla collina del centro storico. E c'è da dire che tranne un piccolo allargamento di età medievale, verso sud, le mura della città restano il perimetro della città in tutte le fasi della sua vita. Attualmente, diciamo, il perimetro del centro storico. All'interno delle mura, nei decenni finali, tra i decenni finali del IV e l'inizio del III, furono organizzati gli spazi con operazioni di livellamento e terrazzamento che accrebbero l'estensione delle. Vedete queste? Sono le mura, via Egito, Palazzo Ducale, Porta San Mauro. Questa è la zona centrale della città dove sono edifici pubblici e questa invece è un'area di edifici privati del IV secolo, sempre della fine del IV a.C. Tra gli edifici pubblici in questa zona, qui, particolarmente significativo è una struttura, un edificio a pianta quadrangolare all'esterno, con sedute semicircolari all'interno, che è sicuramente una sala destinata a riunioni collettive e assembleari, una specie di serie di assemblee che con termine greco abbiamo chiamato Buleuterion. Esso si apre sull'asse centrale. La strada che dal IV secolo ad oggi ricalca lo stesso percorso, soltanto questa si trova qualche metro al di sotto
dell'attuale via Roma davanti a Piazza Amendola. In diversi settori dell'area urbana sono state individuate strutture murarie e ambienti, tra cui alcuni di servizio alle mura sul versante nord, che documentano l'estensione dell'abitato a tutta l'area recinta dalle mura. Nel secondo secolo la città sembra mostrare, in significativa corrispondenza con le fasi di riorganizzazione del territorio, una notevole attività edilizia fondamentalmente orientata verso la sistemazione di edifici pubblici. Mancano documenti epigrafici, cioè testi scritti, riferibili a quest'epoca, ma si può ipotizzare che anche a Volcei, come in altre città della regione, prevalesse durante lo scontro tra Roma e Annibale un'aristocrazia filoromana che, grazie alla consegna dei presidi di Annibale ai Romani, ha potuto non solo sopravvivere alla resa della città, ma anche avere un ruolo di rilievo nell'organizzazione politico-sociale della nuova comunità posta definitivamente sotto il controllo di Roma. Il processo di monumentalizzazione in questa fase della città è infatti da leggere in chiave romana, come, per così dire, un processo di romanizzazione dal punto di vista architettonico di una città libera e forse federata di Roma. Tale processo si concentra negli anni centrali del secondo secolo avanti Cristo e sembra basato appunto su una forte disponibilità economica del territorio derivante dai commerci con Roma delle grandi famiglie aristocratiche. Nel Buleuterion fu fatta un'operazione di ristrutturazione molto consistente, fu rialzato il piano di Colpestio, fu costruito un altare intonacato di bianco che era addossato alla cavia, mentre il pendio sovrastante furono realizzate delle strutture radiali in opera cementizia, che è un conglomerato fatto di scaglie di pietra e sabbia. Nel nostro caso, le analisi chimico-fisiche che abbiamo condotto sulle strutture ci hanno rivelato che si tratta di pozzolana nei campi flegrei. E quindi questa struttura, questo conglomerato cementizio, sono fatte queste strutture che sovrastano il Buleuterion e che sono a loro volta terminano con un portico sul livello superiore. Mentre nell'area a sud del Buleuterion un portico in laterizi suggerisce che lì fosse collocata la piazza pubblica, quella che in greco si chiamava Agorà e che sarà poi l'area del Foro Romano. Sull'arce invece, nel punto più alto della città, viene costruito una terrazza praticamente sorretta da strutture in opera cementizia, che è questa che vedete, un enorme muro che si allunga per 96 metri a reggere tutto il fianco della collina qua, e sulla terrazza sorretta da questa struttura muraria sono delle strutture che per il rivestimento di basi e capitelli di colonne tuscaniche sembrano interpretabili come resti di un portico, mentre al centro di questa terrazza, delimitata dal portico, vi era un edificio che adesso è completamente inglobato nella torre del castello, nella torre normanna. Questo podio è verosimilmente da interpretare come auguraculum, e cioè lo spazio sacro dedicato all'interpretazione dei segni divini, orientato secondo i punti cardinali, posto nel punto più alto della città sull'arce, nei pressi della porta est della città e al di sopra della piazza pubblica.
A partire invece dall'età cesariana, con la creazione del municipium ascritto alla tribù pontina, l'intervento romano si configura come un'azione di vasta portata, riguarda tutta l'area centrale della città, che interessa tutta la città, dalle porte urbiche alle mura che vengono restaurate, all'arce che viene arricchita di ulteriori monumenti, e all'area già precedentemente occupata dagli edifici pubblici che viene ampliata fino ad occupare tutta la parte centrale del colle. Si evidenzia nel complesso un programma edilizio che non comporta discontinuità nella funzione delle diverse aree della città, ma che si propone evidentemente il fine della monumentalizzazione dell'intero organismo urbano. Lungo l'asse che corre sul crinale della collina verso l'Arce, qui, viene edificato un tempio con podi ad ortostati e cornice modanata, disposto su livellamenti di massicciate cementizie. Questo è il complesso. Mentre il macellum, che è quest'area, questo, che è il mercato pubblico per i commestibili, si configura sotto il profilo urbanistico come una struttura di collegamento tra gli edifici delle terrazze superiori e la nuova area del foro che occupa una terrazza inferiore e si distingue per la grandiosità dell'impianto sia per la presenza rara di due rotonde, due toloi, che sono queste strutture. Queste sono le strutture di fondazione fondate su strutture voltate che trovano confronto solo nel macellum di Leptis Magna. A destra del macellum c'è una strada porticata, una via tecta, che la separa dal complesso delle terme, mentre sul lato sud un lungo muro costituisce la parete di fondo del portico del foro, di cui resta parte della pavimentazione. Il rinvenimento di due statue in marmo e di iscrizioni onorarie per l'imperatore Augusto e per i membri della famiglia imperiale, databili tra la fine del primo secolo a.C. e l'inizio del primo secolo d.C., così come la contemporanea costruzione del ponte sul fiume Platano e della strada di collegamento tra la via consolare Annia e Volcei, testimoniano, oltre che una grande disponibilità economica, un importante impegno della comunità per la città. Questa bella città, questo è il ponte di San Cono, su cui passa la strada di collegamento tra la via Consolare e Volcei. Questa bella città di Marmi durò molto poco. E se è vero che il programma edilizio e decorativo si può considerare concluso nei primi decenni del primo secolo d.C., poco dopo la metà dello stesso secolo, un violento terremoto, testimoniato da un'imponente mole di materiali, distrusse completamente la città. Grandi fosse di scariche di macerie, individuate in più punti, testimoniano la vastità dell'evento, da cui la città si riprese, però con una ricostruzione che durò per almeno un trentennio e che cambiò in qualche modo la forma e l'orientamento di alcuni edifici e per altri si arrivò invece alla ricostruzione dalle fondamenta. Questo, per esempio, è il caso del Tempio di via Santo Spirito. Vedete qui è l'iscrizione dell'architrave che ricorda per l'appunto la ricostruzione dalle fondamenta dell'edificio danneggiato con lapsum, dice l'iscrizione. Queste che vi ho raccontato sono, che abbiamo visto, sono le fasi fondamentali che definiscono gli spazi urbani, però la città continua a vivere e viene più volte restaurata, ristrutturata con interventi su edifici sia pubblici che privati,
che si datano tra il terzo, il quarto e il quinto secolo. Quello del quinto secolo è l'ultimo intervento, diciamo, programmatico che riguarda la città e riguarda gli assi viari e la rete fognaria connessa agli assi viari. Nelle fasi, questo che vedete per l'appunto sono una fontana e la strada del, diciamo, nel restauro delle fasi di quinto, mentre in basso è la fronte di un termopolio, un negozio che vendeva cibi caldi e vino caldo, che è, come lo vediamo, in una fase tarda tra il quinto e il sesto secolo. Nelle fasi di passaggio tra il tardo antico e il medioevo continuò un utilizzo sporadico delle strutture meglio conservate nell'area centrale della città, mentre alle pendici sud e nord del colle sono testimoniati apprestamenti precari con capanne. Un evento significativo invece in questa fase fu la creazione di un insediamento eremitico alle pendici nord lungo l'attuale via Egito. Un ulteriore evento traumatico determinò il crollo definitivo degli edifici già abbandonati intorno al 1100, data dedotta dall'analisi al carbonio 14 dello scheletro di una pecora che fu schiacciata dal crollo. Su queste macerie, livellate e ricoperte di strati argillosi, sorgono le strutture della città medievale che utilizza ed ingloba le precedenti e che vede nella torre normanna il polo su cui si ristruttura il nuovo impianto urbano e le nuove funzioni degli spazi, senza però mai spezzare il legame profondo con la città del passato. Per esempio, la grande struttura del castello utilizza questo che vedete qui come limite del fossato e il grande muro di terrazzamento dell'arce del secondo secolo avanti Cristo. Quindi non si spezza mai il legame tra le diverse fasi della città. Uno dei tanti giorni passati sullo scavo nel centro storico di Buccino chiese a un operaio se il suo piccone avesse urtato una pietra o una roccia. È una pietra di roccia, mi rispose. Buccino è sempre stata qui, con le sue pietre sulla roccia, cogliendo così l'essenza vera della storia della sua città. Come la città di Zaira, dagli alti bastioni di Italo Calvino, è fatta delle relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato, così a Buccino l'onda dei ricordi del passato permea l'intero spazio urbano come le linee di un destino che si legge in tutti gli angoli dei vicoli e delle piazze, in tutte le pietre delle strade e nella roccia cui sono abbarbicate le sue case. Questo è il suo fascino particolare, questo è il genius loci. Grazie. Grazie Adele, grazie mille. È stato emozionante ascoltarti e soprattutto per la prima volta c'è stata questa ricostruzione diacronica di queste vicende insediative che proprio grazie alle indagini archeologiche condotte nell'arco di questi decenni finalmente sono risultate chiare. Buccino è un classico esempio di spazio in cui convivono questi tre concetti su cui si sono scritti fiumi di parole, cioè la storia, la memoria, l'identità, lo spazio in cui tutto ciò coesiste. Certo, dopo la tragedia del terremoto, trovare un modo per conciliare la tutela alle esigenze del quotidiano non è stata impresa facile, e tu hai ricordato il caso di Conza, che è stato un caso emblematico di una concezione della ricostruzione fallimentare, perché ha sradicato dai nuclei storici la popolazione che non ha più riconosciuto lo spazio collettivo, quello nuovo che le è stato attribuito con un'operazione artificiale e forzata.
di estrema sensibilità in quel momento è stata l'azione della sovrintendenza che si è posta il problema di trovare un compromesso che potesse salvaguardare la memoria collettiva e allo stesso tempo restituire funzionalità allo spazio del quotidiano, pur tutelandone però la memoria. Non è stata impresa facile, oggi si parla continuamente di questa necessità di salvaguardare la funzionalità degli spazi storici e archeologici, ma allora certo non è stato facile, un momento così drammatico in cui intere generazioni sono state cancellate fisicamente dalla storia di questi territori e le famiglie cercavano drammaticamente di tornare alla normalità, non è stato, ripeto, impresa facile. Conciliare queste esigenze ed è stato un esempio questo di Buccino che ha dimostrato come la ricostruzione dovesse tener conto di un elemento più importante della sopravvivenza stessa fisica dei suoi abitanti, cioè la conservazione della loro memoria storica, della loro identità, del loro patrimonio culturale. Ti ringrazio tantissimo perché questa relazione oltre a farci capire l'importanza di questo sito, la ricchezza del patrimonio storico che ci ha lasciato, anche il difficile mestiere del sovrintendente, il difficile mestiere di chi deve tutelare questo bene e le soluzioni che ha dovuto trovare dialogando con la popolazione locale. Ti ringrazio molto e cedo la parola ad Anna perché abbiamo dato l'opportunità a chi ci ascolta di interagire, se non fisicamente, almeno attraverso delle chat. Anna, ci sono interventi? Non ci sono domande, ma ci sono tanti complimenti e per la Fondazione Mida e soprattutto per il tema affrontato dalla dottoressa Laggi. Apprezzato non solo da chi si occupa di queste tematiche, ma anche da chi ha voglia di conoscere, insomma, il nostro territorio. Quindi io direi che possiamo anche chiudere questa diretta. Grazie mille alla professoressa Laggi, grazie ancora tantissimo alla dottoressa Laggi, è stato veramente molto interessante. E grazie ancora a chi ci ha seguito per questo primo appuntamento dei dialoghi di storia. Grazie a Grazie voi, a presto. a te. A presto, adesso ci A vediamo da presto. vederti di nuovo con noi. Buonasera a tutti e grazie. Grazie, Grazie. grazie.